Sì, no, il Allora, video non guarda, c'è, Marco. non c'è molto probabilmente perché su questa versione non abbiamo Skype Premium, ma possiamo, No, se magari tu... no, 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 no. Ah, è vero, non abbiamo Skype Premium su questa versione, questo è il problema. E allora deve Bene. andare assolutamente tutto in solo audio. Lo mandiamo in solo audio, se magari resti tu anche con noi, così possono vedere, diciamo, l'animazione di una persona che ci sta ascoltando in questo momento, anche perché abbiamo un po' di web ascoltatori e gli vogliamo dare subito soddisfazione per quanto riguarda questa intervista molto attesa a Maurizio Bolognetti. Se tu sei d'accordo, ecco qua, sì, infatti vedo con qualche secondo di ritardo che sulla web che ho sullo schermo dell'altro computer che è già tutto quanto sistemato. Quindi Roberto, se sei d'accordo, io darei inizio alla trasmissione. Per te va bene? Va benissimo, prego. Benissimo, allora benvenuto a Maurizio Bolognetti, della direzione di Radicali Italiani, ultra militante radicale, perché il lavoro che sta facendo lui in Basilicata sulle questioni ambientali, questo merita come appellativo. E oggi parliamo del libro che ha dato alle stampe attraverso l'editore Reality Book Maurizio Bolognetti, che si intitola La peste italiana, il caso Basilicata. Come sottotitolo porta Dossier sui veleni industriali e politici che stanno uccidendo la Lucania. Allora, Maurizio, la Basilicata da sempre è considerata come se fosse un'isola felice. I soldi ci stanno perché il petrolio c'è e arrivano le royalty. E la Basilicata è un territorio quasi esclusivamente montano, coperto di boschi, profumo di lavanda e quant'altro. E quindi l'ambiente sta benissimo, c'è pure il petrolio, i soldi, cosa volete di più dalla vita? Quali sono in realtà questi problemi, Maurizio? Premesso che non sento benissimo, ma credo di aver intuito qual è la domanda. Sì, io più che isola felice la chiamerei, per usare una felice espressione utilizzata in un articolo che è stato pubblicato ieri dal quotidiano Il Fatto, la chiamerei isola fenice, anche alla luce di quello che sta accadendo in questi ultimi giorni rispetto all'impatto ambientale che questo inceneritore, che è un inceneritore strategico per il Mezzogiorno, non solo per la Basilicata, per il tipo di rifiuti industriali che brucia, rifiuti anche pericolosi che brucia, parlo dell'inceneritore Fenice di proprietà prima della Fiat e poi della multinazionale francese EDF. Per esempio, in queste ore abbiamo scoperto che c'eravamo sbagliati, non hanno nascosto i dati dell'inquinamento ambientale per un anno e mezzo, ma li hanno nascosti per circa 10 anni, quindi insomma anche peggio di quello che avevamo immaginato e che pure sospettavamo, perché c'erano dati che proprio non venivano fuori. E tanto è un'isola felice questa Basilicata, modello bersaniano, che stiamo assistendo a uno spettacolo francamente indegno, fatto, se vuoi, di chiamate di correo da parte dell'ex direttore dell'ARPA Basilicata, io le definisco così, Vincenzo Sigillito, e di una serie di funzionari pubblici e di assessori all'ambiente regionali che probabilmente hanno guardato altrove, erano distratti, non si sono accorti di niente. Cioè, io mi chiedo, per esempio, se è tollerabile che un funzionario in quota bassoliniana qui in Basilicata, che si chiama Andrea Freschi, e se è tollerabile che questo signore, che è stato per 11 mesi commissario dell'ARPA Basilicata tra il dicembre del 2005 e il novembre del 2011, e contemporaneamente rivestiva la carica di capo del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, mi chiedo se è tollerabile che questo signore, rispetto ai dati che finalmente, come chiedevamo da tempo, sono venuti fuori, i dati dell'inquinamento ambientale 2002-2007, questo signore dichiari: io stesso mi dico che lo dovrei sapere. Quindi a questo punto Addirittura. mi chiedo perché non lo so. Certo, il sistema delle relazioni interistituzionali va rivisto. E io credo che sia un po' poco dire che il sistema delle relazioni interistituzionali vada rivisto. Allora, lui è commissario ARPAB e capo del Dipartimento Ambiente e non sa nulla e non capisce niente di quello che sta avvenendo,
né nella veste di commissario dell'ARPA né nella veste di capo del Dipartimento Ambiente. E quando rimane solo capo del Dipartimento Ambiente, sostiene che i suoi uffici non gli hanno comunicato un solo dato rispetto a quello che stava avvenendo nell'area dell'inceneritore Felice. L'assessore Santo Chirico, ex assessore all'ambiente, pure dice che insomma di non aver ricevuto nessuna comunicazione fino al marzo del 2009. Intanto però sono venuti fuori i dati dell'inquinamento e si parla dal 2002 della presenza di metalli pesanti quali il cadmio, il piombo, il mercurio, e qualcuno in questo momento sicuramente mi sfugge, c'è un'autentica devastazione prodotta per circa 10 anni, sulla quale e si è ritenuto di dover stendere il velo dell'omertà, e chissà Maurizio, perché a questo punto. Allora, volevo domandarti una cosa, però questi dati ambientali, stiamo parlando chiaramente dell'inceneritore Fenice, giusto? Che insiste su quale territorio? Melfi, cioè San Nicola di Melfi per la precisione, l'inceneritore praticamente è vicinissimo all'insediamento Fiat Sata di Melfi. Ho capito, tu hai fatto una valutazione un po' della popolazione, del numero della popolazione coinvolta, quante migliaia di persone diciamo sono coinvolte? Ma guarda, la popolazione coinvolta potenzialmente non è solo la popolazione lucana, ma è anche la popolazione della vicina Puglia, tant'è che l'ultima manifestazione che si è tenuta in quel di Melfi, che è una manifestazione che opportunamente è stata tenuta fuori ai cancelli dell'inceneritore, con la presenza di circa 40 associazioni, comitati, singoli, eccetera, e che per fortuna Radio Radicale ha mandato in onda uno stralcio abbastanza ampio di 37 minuti, la manifestazione è durata circa 4 ore. Io credo che non è solo la popolazione lucana di quell'area che possiamo stimare in 40-50 mila persone, ma coinvolge anche la vicina Puglia, lì c'erano i comitati da Cerignola, da Foggia, perché parliamo evidentemente il fiume bersaglio, diciamo così, di questo inquinamento è il fiume Ofanto, e quindi non è solo la Basilicata che è coinvolta da questa vicenda, ma è coinvolta anche la vicina Puglia, ed è una vicenda francamente allucinante. Parliamo quindi di decine di migliaia o centinaia? Sicuramente di decine di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia di persone, fermo restando che qui c'è un punto di interrogativo al quale si spera prima o poi qualcuno dovrà rispondere, perché potrebbe anche esserci stato, visto quello che è avvenuto e visto quello che comunque l'impatto degli inceneritori sull'ambiente, io direi che potrebbe esserci stato anche avvelenamento delle sostanze alimentari, perché quelle acque potrebbero essere state utilizzate per irrigare i campi e quindi magari potremmo aver avuto un'irrigazione a base di metalli pesanti, di composti organici volatili e di altre schifezze. La cosa è preoccupante e quei prodotti agricoli non restano in Basilicata. Quella è una zona agricola. Tra l'altro bisognerebbe evitare, questo lo dicono le leggi dello Stato, bisognerebbe evitare di impiantare inceneritori in zone che hanno una vocazione agricola. Questo evidentemente non è stato fatto, perché gli interessi da tutelare erano altri, e non quello della salute, come dimostra il fatto che hanno ritenuto di dover nascondere il fatto che, oltre all'inquinamento che normalmente producono questo tipo di insediamenti industriali, un inquinamento che non era solo quello che rientra, diciamo così, nella normalità, ma che era qualcosa di più e qualcosa di peggio, perché c'erano evidentemente delle perdite, c'erano altre situazioni che andavano in un qualche modo corrette, bisognava intervenire con una messa in sicurezza di emergenza, bisognava e bisognerebbe bonificare tutto questo meccanismo che è previsto dal decreto legislativo 152/2006, cioè le comunicazioni dovute in base all'articolo 244, le comunicazioni dovute dalla stessa azienda in base all'articolo 304 del decreto legislativo 152/2006, sono avvenute decisamente con un notevole ritardo rispetto a quello che doveva essere. Maurizio, io volevo chiederti un paio di cose. Prima di tutto, il libro come sta andando nelle librerie? Ci puoi dare qualche dato? Perché questo è un po' importante anche per valutare
in che modo questo importantissimo messaggio che tu stai lanciando non soltanto alla comunità lucana, ma all'intera Italia attraverso questo corposo dossier, e venga poi dopo diffuso. Ci sono state difficoltà nella distribuzione, parlaci un po' questo, perché promuoviamolo. Io so che tu punti sempre al contenuto, però merita anche la promozione del lavoro che hai fatto. Ma guarda, qualche problemino indubbiamente c'è stato, diciamo così, ma nonostante qualche problema che c'è indubbiamente stato, in questo momento, tanto per, e credo che sia un segnale interessante sul quale bisognerebbe riflettere, tra i libri pubblicati dalla Reality Book in vendita su una delle più grandi librerie online, che è IBS, La peste italiana, il caso Basilicata, è il quarto libro più venduto di sempre su 33 pubblicazioni della Reality Book. Credo che le cose non siano diverse per quanto riguarda un'altra grande libreria online, che è Ball.it. Le copie che sono arrivate in Basilicata nelle librerie lucane sono andate nelle poche librerie lucane che lo hanno distribuito. Non ce ne sono molte di librerie in Basilicata, evidentemente, poi la situazione è quella che tu conosci, 131 comuni, meno di 600.000 abitanti distribuiti in 131 comuni, ma quelle insomma sono andate vendute, e a macchia di leopardo si registrano vendite in tutta Italia, da Treviso a Perugia, passando per Milano, per Bari, ovunque è arrivato qualcuno ha deciso è stato incuriosito, ma questo libro l'ho letto. Questo è stato dovuto, credo, evidentemente anche dal lavoro che è stato fatto per divulgarne i contenuti, dalla straordinaria presenza per 3 giorni di Marco Pannella, di Rita Bernardini, di Elisabetta Zamparutti, tra Calabria e Basilicata, in cui sono stati 3 giorni in cui ci sono state presentazioni di questo libro. Direi che sta andando bene. Evidentemente sono anche consapevole che più va bene, più può suscitare l'interesse e la curiosità del lettore, e più, visti i temi trattati, le persone coinvolte e anche le potenti multinazionali di cui si parla in quel libro, più evidentemente a qualcuno non credo che faccia esattamente piacere, perché in questo momento sicuramente, se c'è un tema all'ordine del giorno in Basilicata, se ci sono dei temi all'ordine del giorno in Basilicata e anche nella vicina Puglia, dicevo, sono i temi trattati nella peste italiana, il caso Basilicata, sono quei temi lì. Certo. Sì, io vedo fra l'altro che il tuo libro c'è una prefazione di Carlo Vulpio, che scriveva per il Corriere della Sera. Scriveva, appunto. Esatto, scriveva, e lui è incappato proprio in incidenti editoriali, chiamiamoli così. Poi vedo anche c'è una prefazione firmata da parte di Don Marcello Cozzi, di Pietro. Sì, da Don Marcello Cozzi, sì. Esatto. E anche Libera Basilicata. Libera Basilicata, e anche di Elisabetta Zamparutti. Fra l'altro nel dossier io vedo che è molto molto ricco, e tu passi, diciamo, da diversi argomenti, dalla Trisaia di Rotondella al capitolo La Basilicata Saudita, che si riferisce chiaramente alle estrazioni petrolifere, a come viene fino allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E adesso guarda, io volevo chiederti una curiosità, cioè non è tanto una curiosità, ma ti sento malissimo adesso, E adesso come mi senti? Adesso molto meglio. Adesso molto meglio. Benissimo, quindi ti dicevo, ci puoi parlare un po' di Tito Scalo, la famosa vasca dei fosfogessi, le trincee, e quante migliaia di tonnellate di questi rifiuti tossici ci stanno lì? Ma guarda, quando sono arrivato ad occuparmi di Tito, e ci sono arrivato ad occuparmene perché in maniera, diciamo così, fortuita qualcuno ha ritenuto di dover sollecitare la mia attenzione su un verbale di una conferenza di servizi che si era tenuta sul sito di bonifica di interesse nazionale di Toscalo, che è uno dei circa 60 siti di bonifica che sono presenti in tutta Italia. Ma leggendo quel verbale mi sono reso conto che
che altro che interesse nazionale, lì mancava e manca tuttora, è mancato sia l'interesse che la bonifica di un'area letteralmente devastata dai veleni, ma la stessa cosa si potrebbe dire per il SIN della Val Basento, ma la stessa cosa si potrebbe dire per il sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, con quello che succede a Taranto, e temo per molti altri siti di bonifica sparsi in tutta Italia. Il dramma vero, poi, tra l'altro, per quanto riguarda queste vicende, è che per poterle approfondire, magari attraverso la lettura di questi documenti, che sono dei documenti importanti, devi fare i salti mortali, perché sembrano essere quasi dei documenti segreti. Certo, i verbali non li trovi disponibili online sul sito del Ministero dell'Ambiente, anzi magari a me è capitato di chiedere copia dei verbali del sito di bonifica della Val Basento e mi sono beccato una risposta da una funzionaria del Ministero dell'Ambiente che mi ha detto: no, guardi che in base alla legge sulla trasparenza, la 241-90, lei non necessariamente potrebbe avere diritto all'accesso di atti della pubblica amministrazione. Evidentemente, e scusami se faccio questa premessa che ritengo importante sul fronte della trasparenza e della accessibilità ai dati ambientali, evidentemente questa funzionaria del Ministero dell'Ambiente non ha mai letto la Convenzione di Aarhus, che per esempio è stata recepita in maniera solare non solo nel 2001 da una legge della Repubblica Italiana, ma anche viene ribadito il concetto, per esempio, nell'articolo 3 sexis del decreto legislativo 4/2008, integrativo del decreto legislativo 152/2006, che io te lo leggo, questo lo diciamo a quei funzionari un po' pigri che evidentemente sono fermi ancora alla 241-90, no? Dice questo articolo: ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 numero 195, chiunque senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio sul territorio nazionale senza essere tenuto a dimostrare alcunché. O qualsiasi cittadino italiano può chiedere l'accesso a documenti che sono rilevanti dal punto di vista ambientale. Ma abbiamo fatto un passo avanti, però, devo dirti, perché per esempio di recente il Ministero dell'Ambiente, per quanto riguarda il SIN di Taranto, mi ha mandato una letterina. Io avevo chiesto l'accesso ai verbali, qualcuno me lo sono procurato lo stesso, mi hanno risposto che sì, va bene, lei può avere diritto all'accesso, quindi abbiamo fatto un passo avanti, no? Però deve farci un versamento di non mi ricordo quanti centesimi per ogni pagina, poi deve venire a Roma e viene a prendersi i verbali. Ho fatto un calcolo così, credo per difetto, e ho calcolato che per poter avere tutti i verbali del sito di bonifica interesse nazionale di Taranto, credo che dovrei spendere qualcosa come, escluso il viaggio, 700-800 euro. Allora io mi chiedo, forse questi documenti sarebbe bene metterli in rete, e così magari per evitare a qualsiasi tipo di utente che volesse approfondire dalla Calabria o dalla Campania, perché credo che siti di bonifica ce ne siano in Campania, ce ne siano in Calabria, ce ne sono un po' in tutta Italia, qualsiasi utente volesse approcciarsi alla questione per verificare qual è lo stato dell'arte, con un semplice clic di volta in volta li scarica e se gli va si documenta. Certo è, e adesso finalmente torniamo alla domanda che mi facevi su Tito, che in quel verbale del 2008 che noi da radicali abbiamo messo in rete, cioè abbiamo fatto quello che non faceva nessun altro, non c'era per esempio nessun riferimento alla vasca Fosfogessi, che potremmo definirla una grande nave di 27.500 metri quadrati insediata a pochi chilometri in linea d'aria da questo paese, che è una città satellite di Potenza, tutto sommato, che si chiama Tito, dove sono stati stoccati fanghi industriali e non civili allo stato liquido, sono stati stoccati lì all'interno di contenitori in HDPE, successivamente sono stati ricoperti da fosfogessi, che pure quelli non è che facciano esattamente bene. Quell'area, quando ci siamo stati ed era pericolosa ed era di proprietà del consorzio industriale di Potenza, non era nemmeno recintata. Da alcuni documenti di cui siamo in possesso abbiamo visto che la provenienza di alcuni di quei fanghi
sembra essere sembrano arrivare anche dalla vicina Campania in un qualche modo, sì. E infatti su questo credo che ci sarebbe da riflettere, ci sono coinvolte nello smaltimento aziende campane, aziende calabresi, aziende lucane. Alcune di queste aziende hanno chiuso, poi magari hanno riaperto sotto altre denominazioni. Però lì, per esempio, quando quella vasca viene sequestrata nel 2001, i consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Potenza, i dottori Iacucci e Sanna, dicono state attenti perché nel frattempo c'era cresciuta la vegetazione lì sopra, no? Così non si vedeva niente. Dicono state attenti perché se questi bucano i contenitori in HDP e il contenuto dei veleni che c'è qua dentro finisce... Va nella falda. Cioè, va nella falda e poi tu mi insegni, dalla falda va nel fiume, va nel torrente, dato che il torrente è un affluente del Basento, va a finire nel Basento. E purtroppo, certo. Ahimè, caro Marco, nel disinteresse generale e con un'inchiesta che se non è caduta in prescrizione, andrà in prescrizione molto presto, eppure su questo bisognerebbe interrogarsi, è esattamente quello che è avvenuto e infatti si sono susseguite ordinanze di divieto dell'utilizzo dell'acqua dei pozzi, che tra l'altro per un perimetro che va al di là dello stesso perimetro evidentemente stabilito dal Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda questo cancro, che e non è l'unico, ahimè, nel cuore del territorio lucano, così come è un cancro nel cuore del territorio pugliese, il sito di bonifica di disinteresse nazionale, mi permetterei di dire anche in questo caso di Taranto. È successo che quei veleni, tant'è che sul fronte dell'incidenza delle malattie tumorali, Tito non è messa benissimo, direi. Evidentemente, temo che ci sia stato un rapporto di causa effetto, ma poi per quanto riguarda il Basento, noi in quel libro che tu, mi fa piacere che tu lo abbia acquistato e lo abbia letto evidentemente e te ne ringrazio, beh per esempio noi parlando della Val Basento ci occupavamo di un'azienda che non può essere nominata e che in qualche modo è collegata, se andiamo a guardare le misure camerali storiche, ad un'altra azienda, la Sisas di Pio Altello, e fate una ricerca su internet per vedere che cosa hanno combinato i signori della Sisas in quel di Pio Altello. Beh, noi andavamo lì a documentare che c'erano degli scarichi industriali tal quali nel Basento da parte di questa azienda, avevamo raccolto documenti, poi io non ho pubblicato tutto perché sennò ci voleva la Treccani a dire la verità, ho fatto un lavoro di sintesi che offrisse una documentazione, una fotografia di massima delle varie criticità, sì. E delle varie connessioni. Per esempio avevamo trovato anche l'elenco dei materiali utilizzati da questa azienda, tra i materiali per esempio c'era il Teroflux, se la memoria non mi inganna, che è altamente nocivo se viene immesso per gli ambienti acquatici. Bene, la settimana scorsa, sempre perché poi qui non succede mai niente e secondo me ci sono gravissime responsabilità da parte della magistratura che non interviene su certi fronti, oltre che evidentemente che degli enti di controllo, della politica, del modello lucano e tutto il resto, sono morti migliaia e migliaia di pesci nel Basento all'altezza di Ferrandina, dove casualmente è ubicata questa azienda. Ma tra l'altro questa azienda, perché queste pure sono cose interessanti, è stata ubicata all'interno del sito di bonifica non bonificato, a pochi metri da un'area piena zeppa di veleni che si potrebbe dire essere la gemella della vasca Fosfogesi di Toscalo, che è l'area diaframmata. Anche lì noi abbiamo fatto dei filmati, abbiamo documentato che tra l'altro c'era qualcosa che non andava sui piezometri attraverso i quali bisognava emungere i veleni, Maurizio, dalla falda. Insomma, questo è altro. Guarda, dalla chat, noi siamo interattivi per cui ci teniamo molto alle domande che vengono dalla chat, e fra altre cose purtroppo questa mezz'ora è veramente volata via perché tu parli sempre di cose talmente interessanti che ci si resta veramente affascinati quando ti si ascolta, cioè non lo dico veramente per piaggeria e spero davvero che tu, che riusciremo a creare nelle prossime settimane altri spazi qui su TV Radicale per approfondire ulteriormente questi temi. Claudio Giuseppe Scaldaferri dalla chat ti domanda: in Basilicata in quanti enti è stata approvata l'anagrafe pubblica degli eletti?
Bella domanda, intanto ringrazio Giuseppe che credo tutti noi conosciamo. Guarda, l'ente che ha approvato l'anagrafe pubblica, a parte un comune, credo Montemilone, ma è un piccolissimo comune, però può essere significativo, ma l'ente che aveva approvato l'anagrafe pubblica degli eletti è la Regione Basilicata. Il problema, ahimè, è che la Regione Basilicata, opportunamente sollecitata dai radicali, nel novembre 2008 accoglie la proposta di anagrafe pubblica degli eletti avanzata dai radicali. Però la disapplica. A tutt'oggi tutto quello che c'era scritto in quella delibera, che pure in qualche modo, attenzione Marco, era stata sabotata anche grazie al singolare lavoro svolto da un consigliere di Sinistra Ecologia e subito abbastanza male, cioè i dati vengono aggiornati ogni 6 mesi, ogni tot tempo. Vabbè, comunque allo stato dell'arte non è stata applicata, tu non trovi un sacco delle cose che avevano scritto di voler fare, credo la stragrande maggioranza non le trovi, e se vai sul bur della Regione Basilicata a cercare una delibera, molto spesso trovi la delibera citata nel bur, ma se vuoi scaricarti il corpo della delibera devi ingaggiare un autentico corpo a corpo con gli uffici della Regione Basilicata, che tra parentesi vorrei ricordartelo, è stata condannata dal TAR Basilicata l'altro giorno dietro ricorso di Agorà Digitale del sottoscritto dei radicali, perché non pubblica nemmeno sul suo sito l'indirizzo di posta elettronica certificata. Pensa un po'. E quindi l'hanno approvata ma non l'hanno applicata, questo è tutto. Eppure erano d'accordo tutti, io devo dirti la verità, quando da queste parti sento che tutti sono d'accordo e che tutti ci danno ragione, quello è il momento in cui inizio seriamente a preoccuparmi. Maurizio, guarda, io penso che tu abbia dato a Claudio una risposta veramente esauriente che descrive un po' veramente la peste italiana. Io ti ringrazio per questo collegamento, ti ringrazio davvero per averci dedicato, sai, credo che... No, grazie a voi ragazzi. La domenica sia abbastanza preziosa per la famiglia, e quindi ti ringraziamo una volta, ancora una volta di più, per averci dedicato uno spazietto proprio nel giorno domenicale. Allora, io voglio ricordare a tutti i nostri web ascoltatori, chi ancora non l'avesse fatto, di procurarsi, perché è facile, attraverso le librerie online, Boll, IBS, Webster. Noi suggeriamo IBS, poi evidentemente va bene anche Boll o libreria universitaria. Perfetto, quindi IBS è, diciamo, quella più veloce, quella più attrezzata. La peste italiana, il caso Basilicata, dossier sui veleni industriali e politici che stanno uccidendo la Lucania. Non è un libro che riguarda solo la Lucania, ma è un libro che riguarda tutti gli italiani. L'autore l'abbiamo in linea, lo ringraziamo nuovamente, Maurizio Bolognetti, e spero che tu vorrai essere il nostro ospite nelle prossime settimane nuovamente. Io voglio essere tuo ospite per presentare il libro in Calabria. Creeremo questa occasione molto molto volentieri. Maurizio. T'abbraccio, grazie a voi, grazie Roberto. Ciao Maurizio, alla prossima, grazie. Ecco, ciao, Marco, se d'accordo prendo la linea dallo studio. Allora, prendi la linea dallo studio, però vorrei che se riusciamo a far vedere il libro di Maurizio. È complicato, Marco. Dovrei chiudere, proviamo a chiudere e vediamo, ma prova a mandarmi il video. Vediamo se lo accetta, forse sì. Sì. Dimmi quando sono in video. Ok, sei in video. Ah, bene, allora ai web ascoltatori facciamo vedere il libro di Maurizio, La peste italiana, il caso Basilicata. Lo avremo presto nuovamente sui nostri schermi. Siamo in gravissimo ritardo, io mi scuso, ci incombe lo spazio Certi Dritti, quindi mi taccio. Grazie a tutti, a più tardi con le trasmissioni che seguiranno. Bene, torniamo nello studio, dopodiché dobbiamo interrompere.